Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi di una curiosità, una cosa che ho scoperto da poco. Cioè, in realtà l'ho scoperta da tempo, perché esattamente un anno e mezzo fa, parlando con un mio amico romeno, mi ha raccontato questa cosa e io, incredulo, sono andato a fare ricerche col tempo, perché me ne sono proprio dimenticato, anche se è una cosa molto scioccante dal nostro punto di vista come italiani, perché non penso che in Italia si sia mai fatta una cosa del genere o ci sia l'abitudine di fare una cosa del genere. Non so neanche se qualcuno ci abbia mai provato, ecco. Però in Romania, per chi non lo sa, io e mia moglie Ronnie viviamo in Romania ormai da quasi 4 anni. E è interessante vivere all'estero, come andare in vacanza, però all'estero vivendoci ovviamente impari molte più cose della cultura in cui ti trovi e delle differenze, soprattutto delle culture di provenienza e di dove ti trovi nel momento presente. È interessante vedere le differenze, è una cosa che all'inizio ci fai molto caso, almeno io personalmente ci facevo molto caso, poi col tempo quasi ti abitui che dimentichi alcune cose se non te le segni o non le racconti agli altri e le dimentichi, e diventano parte della normalità, cioè diventano cose della routine, diventano una routine quotidiana fatta di abitudini di cui tu stesso fai parte e quindi non ci fai più caso. Io infatti la chiamo una specie di fusione culturale, perché tu assimili le abitudini culturali di un paese dove vivi, pur non perdendo quelle tue di origine. E comunque quello che vi voglio spiegare, una delle cose strane che ho trovato e che ho scoperto della Romania, si partiamo dal presupposto che la Romania è un paese dove la cosiddetta grappa, per noi italiano, in romeno zuica, è molto molto famosa, cioè in tutti i posti dove vai della Romania trovi la grappa del posto, fatta con determinati aromi, frutti e così via, quindi però sempre un super alcolico rimane, ecco, dai 45, 40, 45 gradi in su. Ma fatto interessante, cosa curiosissima, è che c'è un tipo di zuica, ovvero di grappa, chiamiamola così per capirci, fatta con... cioè adesso che ve lo dirò probabilmente rimanete scioccati, fatta con la cacca delle galline e con la pufaica, che sarebbe una specie di materiale, una specie di giubbotto di lana, cacat e pufaica. Ora, le procedure sono molto interessanti. Come si mette a macerare la cacca di... cioè, no, scusate, come si mette a macerare la frutta, le prugne, per fare la grappa di prugne? Qua in Romania è famosissima, si mette a macerare la cacca delle galline. C'è chi addirittura azzarda a farla proprio con la cacca vera e propria, cioè cacca escrementi umani. È una cosa stranissima, cioè non oso immaginare che... vabbè, comunque è inspiegabile, non lo so. Vedete un po' voi se assaggiarla. E proprio oggi ho filmato una lezione di italiano per romeni nel mio secondo canale, chiedendo appunto maggiori informazioni ai romeni, proprio chiedendo spiegazioni da dove nasce, chi ha mai avuto questa brillante idea di far fermentare la cacca delle galline per farne poi un distillato, cioè farne poi una grappa. Sono curioso delle risposte che riceverò, spero di riceverne tantissime, perché su internet in realtà non è che non si trovano informazioni, ma solo recentemente, proprio facendo una ricerca, ho trovato un video documentario, un film documentario di 24 minuti senza musica, senza parlato, solamente con audio e immagini delle riprese effettuate, di un certo Ciprian Homorodean, che è un ragazzo giovane di Timișoara, una città qua della Romania, abbastanza grande, appassionato di fotografia e video, che ha voluto illustrare proprio, non so se a casa sua comunque, come si fa la preparazione di questa grappa di cacca e giubbotto, se vogliamo tradurla, perché sarebbe poi alla fine così. Il documentario è molto interessante, perché spiega proprio e fa vedere, beh, perché è un po' sensibile a queste cose forse è meglio non guardarlo, e proprio lui si sveglia la mattina, raccoglie le cacche delle galline e le mette a mescolare, a macerare e così via, e poi ci immerge questo giubbotto, che non ho capito a cosa serva, perché deve metterci il giubbotto, cioè è una cosa forse simbolica, forse è una cosa poetica, è una cosa... è un messaggio subliminale, non lo so. Comunque è una curiosità incredibile. Penso che da quando viviamo qua in Romania sia la cosa più strana che abbia mai sentito, perché possono esserci culture totalmente, cioè ci sono culture totalmente diverse, però la cosa che forse mi fa più strano è vederla qui in Romania, che tutto sommato, anche se non è vero, non prendete alla lettera queste parole,
però a grandi linee ci assomigliamo come cultura. Mi sto già pentendo di quello che sto dicendo, perché non è vero. Però non parliamo di culture totalmente diverse, parliamo di aborigeni e così via. Non, ecco, lì ci sono proprio delle abitudini totalmente strane che uno dice va bene, ok, cioè è normale, è la loro cultura, è così. Ma qua fa strano vedere comunque una, in uno stato così europeo, vedere un'abitudine così. Ma chissà quanti ce n'è, perché non è che ho viaggiato tutta la vita da scoprire tante cose, però questa è una cosa molto molto curiosa che ho vissuto in prima persona. Beh, per viverla in prima persona dovrei anche assaggiarla, però per ora non ho ancora scoperto nessuno che l'ha fatta qua nei dintorni o comunque nelle mie conoscenze, ma chissà, poi magari lo trovo qualcuno. Comunque, se siete così curiosi da vedere come si prepara la grappa di cacca e giubbotto, è interessante come si traduce. Vabbè, non è proprio giubbotto, è proprio un nome di questo giubbotto. Però comunque, se vogliamo dirlo proprio tutto, di cacca e giubbotto di lana, vi lascio il link in descrizione del sito di ciprianhomorodian.eu, così andate a vedervi proprio questo video di 24 minuti. Lasciate un commento se vi interessa, se vi è piaciuto, e scrivetemi se invece volete proprio provare a farla, magari in casa, perché no? E magari assaggiarla, o magari poi è un successone in Italia, ragazzi, non sottovalutate questo, non si sa mai, bisogna sempre provare nella vita. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e condividetelo, allo stesso tempo vi invito a iscrivervi al mio canale principale, ovvero questo. E se siete romeni che volete imparare l'italiano, allora iscrivetevi anche al mio canale secondario Italiana Pentru Romani. Ciao ragazzi, al prossimo video!